Un semaforo rotto lampeggiante, cartelli stradali divelti e i nastri segnaletici dei carabinieri che ancora oggi si muovono al vento. Si sveglia così Lidodica Maiore dopo la tragica scomparsa di due giovani ragazze tedesche uccise all'incrocio tra Via Italica e Via Roma. Un'auto che come un missile gli è piombato addosso senza lasciar loro scampo. Erano arrivate da Düring, in Versilia, in gita scolastica, avevano 18 e 19 anni, ferita un'altra studentessa che le accompagnava. La folle corsa della Mercedes è proseguita fino al Viale Colombo, ad una velocità verosimile ai 150 km/h. A divelto cartelli, uno di questi è volato per 40 metri ed ha sfondato il vetro di un hotel. Ha investito altre quattro persone, turisti francesi tra i 65 e i 75 anni, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Le indagini sono aperte. La Procura di Lucca vuole far luce su questa tragedia che poteva costare la vita a molte più persone se l'auto non si fosse scontrata contro altre vetture parcheggiate. Avrebbe potuto arrivare alla passeggiata di Lidodica Maiore a una manciata di metri dall'impatto finale. Noi alloggiamo all'hotel Pineta che è qua vicino, abbiamo sentito un forte boato, ma E poi grandissimo. ambulanze E e poi ci siamo chiesti che cosa sarà successo. successo. Ha ammazzato due ragazze, poi qui davanti ha travolto degli altri pedoni, quindi insomma diciamo i danni materiali sono quasi il meno, il problema è quello che ha fatto coscientemente, perché da ristorante alla cantina non so, saranno 800 metri da qui. Al volante Katia Pereira da Silva, brasiliana di 44 anni, ex barista che si trova agli arresti domiciliari a Viareggio. La donna è risultata negativa ai test tossicologici eseguiti una volta arrivata in ospedale. Ai soccorritori, una volta scesa dalla macchina, avrebbe detto: "Vi sbagliate, non sono stata io, non è colpa mia, non mi sono accorta di niente". In auto con lei anche un'altra donna che presto verrà ascoltata dagli inquirenti. Intanto Camaiore per la giornata di domani si prepara al lutto cittadino. Un evento drammatico, tragico, che ci troviamo a subire sul nostro territorio. Porgo le mie più sentite condoglianze a tutte le famiglie che sono interessate a questo evento. Camaiore si stringe veramente intorno a loro per questo episodio così triste e violento.